tra gli argomenti di questa mattina c'è quello di cui abbiamo parlato prima, la tipa che Ilaria Rimondi, che ha pubblicato le fotografie su OnlyFans. Gardaland ha detto non ti vogliamo più, insomma non le ha rinnovato il contratto. Di questo parliamo con Serenella Salomoni, che è qui con noi. Buongiorno, buongiorno Serenella. Buongiorno, 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 carissimi. Psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, insomma Verona, la modella, ha detto prendevo 1.000 euro, mi serviva un'altra entrata, dopo sono stata convocata dal direttore e ha detto noi siamo un parco per famiglie, queste cose non le vogliamo. Ma che ha combinato sta ragazza su OnlyFans? Ma insomma, ma sembra che questo sito sia, vada per la peggiore, quindi sì. È un sito dove tu entri a pagamento e sul pagamento metti le foto che vuoi, quindi nuda, non nuda, coppie, non coppie, eccetera eccetera, quindi diciamo che effettivamente è un sito particolare, più che altro perché la tristezza è perché al giorno d'oggi devo dire che tutte queste cose che arrivano a livello sessuale, dove c'è una sessualità così mercializzata, hai capito? Insomma, certo. Diventa anche per i ragazzi giovani, perché io non so se ci sia un blocco del sei maggiorenne o non sei maggiorenne, in ogni caso è un controllo in più che devi fare anche con le figlie, con i figli, perché sì. Questo guadagno così facile, tu hai visto cosa hanno scritto di quella ragazza, di lei, cosa dice, di quanto guadagna, quindi è chiaro che al giorno d'oggi viene tutto portato verso l'esteriorità, verso quello che riesce a raggiungere, senza pensare alle conseguenze, a parte le conseguenze psicologiche, ma anche le vere e proprie conseguenze che ti possono poi mettere a vedere un domani, anche quando non sarai più in quel sì, sito, infatti. E i tuoi figli, cioè, beh, quello, dire, tutto quello, una cosa, sì. Ma infatti, perché terribile. Perché tutto quello che metti nel web poi rimane nel web per sempre. È questo, tu sei giovane, fai delle cose, poi arrivi a una certa età, può essere bisogna stare attenti. Guarda, io dico sempre che anche ad esempio mettere foto di bambini su Facebook, tutte quelle cose lì, sarebbe sempre meglio non farlo, perché certo. In giro ci sono dei canali che prendono, rubano, fanno, mettono, quindi sì. Dobbiamo stare attenti, e poi anche come donne, insomma, caspita, vendere certo. Così il nostro corpo in giro, insomma, basta. Vabbè, ma penso non possiamo pretendere poi che gli altri ci Vabbè, credo che sarà un po' lunga la strada, comunque molto chiaro. Grazie, però Barry, dico sempre sì. L'educazione sessuale, sentimentale, relazionale nelle scuole sì. Non viene fatta sì, allora buonanotte. Pensiamoci certo. Grazie Serenella, buona giornata, a presto, bacio. Ciao.